Ciao a tutti, eccomi con un nuovo video dedicato alla Pasqua. Le uova della Dolgam, Pini Pon. Questo video è in collaborazione proprio con la Dolgam. Dolgam Fratelli Gangemi. Vi racconto come è nata questa collaborazione. Praticamente, siccome volevo recensire le bellissime uova delle Pini Pon, le ho cercate nei negozi, ma purtroppo non sono riuscita a trovarle, quindi li ho contattati e siccome loro mi hanno detto che si potevano trovare in alcune Auchan e alcuni Simpli, ma in Auchan dove io ho contattato non c'erano, gli ho chiesto se era possibile acquistarli da loro e loro hanno detto che me li mandavano come omaggio da recensire sul mio canale, ed eccole qui. Le bellissime uova con le bamboline Pini Pon. Qui troviamo, collezionali tutti, Pini Pon Mix is Max, all'interno un personaggio Pini Pon cioccolato al latte. L'uovo è di 300 grammi. Ovviamente io ringrazio la Dolgam per avermele inviate. Adesso ne spacchettiamo uno e poi farò un prossimo video dove spacchetteremo il secondo. Sono proprio curiosa di vedere che sorprese, quale bamboline in effetti si troverà all'interno. Allora, questo lo teniamo e spacchettiamo quello lì. Ecco qui, ci mettiamo qua così l'inquadratura è migliore. Ovviamente nel link sotto vi scrivo il sito della Dolgam e il loro contatto nel caso volete contattarli e se avete bisogno del loro servizio clienti. Poi vi consiglio di andare sul loro sito dove potete vedere tutte le cose di cioccolata che ci sono. Non ci sono solo le uova, ma ce ne sono tantissime. E quindi vi consiglio di andare sul loro sito. Nella descrizione sotto potete trovare tutti i dettagli. Allora, questo è l'uovo. Bello grosso grosso, perché 300 grammi. Il bicchierone è giallo. E allora voglio farvi vedere la carta, che è davvero stupenda. Abbiamo tutte le bamboline delle Pini Pon. C'è questa con i codini rosa, questa qui, poi abbiamo la bionda. Vediamo, c'è quest'altra con i capelli viola che è carinissima. La carta è davvero molto molto bella. Poi sul bordo abbiamo anche la scritta con le bamboline. Abbiamo anche una Pini Pon sirena. Ma che bella! Che odore di cioccolato, mamma mia, viene fame. Bene bene, apriamo l'uovo e vediamo la sorpresa, poi assaggiamo anche questo profumatissimo cioccolato. Ah.
Allora, all'interno abbiamo la sorpresa Pinico. Proviamo il cioccolato. Buonissimo. E allora ve lo consiglio, ve lo straconsiglio. Davvero saporito, buono. Ed ecco qui. Questa è la bustina. E questi sono i personaggi che possiamo trovare. La Pinipon con i capelli neri. Poi abbiamo questa con le treccine rosa, la bionda e il maschietto. Vediamo un po' quale Pinipon uscirà. Che c'è? Che bella! Con le treccine! No, troppo bella, è bellissima! Ma è stupenda! Con le treccine tutte rosa. Poi porta la felpa verde con la minigonna gialla. E queste simpatiche scarpe col tacco, questi sandalini col tacco. Poi al fermaglietto con il sole e la nuvoletta. Che faccina che ha! Molto molto carina. Ovviamente le Pinipon hanno doppia faccia. Quindi o la mettiamo così che ride, o così che pensa. Questa è un'espressione di una che pensa. Io la metto così perché come me pensa. Poi. Ah, ovviamente sono usciti anche gli accessori che adesso apriamo e vediamo. Allora, abbiamo il fermaglietto nei capelli, il fiorellino. Il fiocchetto, la borsetta e tipo orecchino così. In effetti questi accessori si possono mettere, ecco per esempio il fiocchettino glielo possiamo mettere qui. Così. Qui, per esempio, possiamo metterci anche questo. Così. E poi la borsettina. Oppure, ecco. Così. Eccola qui. Carinissima la nostra Pinipon, vero? È davvero bella bella. Il cioccolato è super buono. Ok, io vi saluto e mi raccomando, vi ricordo che ci sarà anche il secondo spacchettamento del secondo uovo Pinipon. Io prima di chiudere il video ringrazio ancora la Dolgam. Un bacione e alla prossima. Ciao ciao!